schiaffeggiando il tappeto, piegata in modo che hai presente le vedo le tette, no? Completamente isterica con i lucciconi. Bravo, un altro felice benvenuto a Dayton in quegli scali freddi del cazzo. Siamo lieti di darle il benvenuto. No, ma la storia salta fuori. Quando è presente le vado a dire, va tutto bene? C'è qualche problema, roba simile? E ho un'inquadratura migliore di quelle che devo dire. Beh, sono tette di una bellezza incredibile sotto quella specie di... Hai presente quei tuppini stretti, una cosa tipo calzamaglia, no? Ecco, bravo, sotto questo cappotto lei è tutta giù e piegata a darsi botte da orbia alla testa. E ancora lì con le mani in terra. Perché dice che si è innamorata di questo tipo, no? E niente, e ha sentito una fusione di anime con lui e tutta la storia dei violini e compagnia, e ha sentito come alla fine, porca miseria, dopo tutti quei bastardi ritardati che l'hanno presa per il culo, alla fine ha sentito come qui finalmente aveva conosciuto uno degno di fiducia e amore fatto per la fusione delle anime, sì, ma attacci un momento, e dice che il tipo prende l'aereo e torna a Tulsa per rompere alla fine con quella di prima, come si era impegnato a fare, per poi regolare fra le braccia di questa tipa che l'aspetta qui con i Kleenex e con le tette. Esatto, bravo. E quando mai, già me lo vedo, bravo. A questo punto, ci troviamo in un baretto appena oltre i cancelli della USA, quei posti di merda senza sedie, dove con i tuoi $2 di merda te ne devi stare in piedi ai tavoli, con la tua valigetta da rappresentante, bravo. E io... Esatto, continua a darle Kleenex e a darle retta. E dice che è andata a rotta di collo per arrivare in tempo all'aeroporto per quel volo dove quel tipo cosiddetto affidabile aveva giurato di esserci. Quello è un bastardo della vecchia scuola, bravo. Ma non è questo il punto, lo vuoi sentire qual è il punto? Questa ragazza dice che si presenta in anticipo ai cancelli degli arrivi e già con qualche luccicone per l'amore, i violini dell'impegno, alla fine... E sta lì, dice tutta gioia e fiducia, come una scena patetica, dice, mentre l'aereo alla fine arriva e noi e loro, cominciamo tutti a riversarci precipitosamente in branco dal passaggio coperto. E lui non è nella prima ondata. E non è nella seconda ondata. E certo. Esatto. E mentre escono a mucchietti, a ondate, sembra che ci mettano un secolo a cagarli, è presente? Io non so quanto tempo ci ho perso. Dice come una scena, una patetica, dalla fede incrollabile, vedi che lei continua a guardare di qua e di là, mentre tutti si abbracciano, si ritrovano, guarda i bagagli, e sempre aspettare questo tipo nell'ondata, nel mucchietto successivo, poi quello dopo ancora, aspetta. Povera mia colonna, sì. E alla fine ecco che arrivo io, al solito buon ultimo, e dopo non c'è nessuno a parte quelli dell'equipaggio. Ma io ti dico che una così non l'ho mai vista. Ma ti credi che un cuore infranto sono solo parole, sì, che si abbraccia da sola, che si dondola e prende il tavolo a cazzotti così forte che devo sollevare il caffè per non farlo cadere. Sì, come tutti gli uomini sono delle merde, non ti fidare di loro, le vedono tutte le amiche. Quasi tutti gli uomini sono delle merde. Io sostanzialmente un po' lo so, sì, va bene, ragioni tu, sì. Lì in piedi a leggere un caffè che è troppo tardi, manco lo voglio decaffeinato, guarda. E il cuore, devo dire, il cuore fa un po' le pizze per questa ragazza, per questo cuore franco. E comincio a dirle quanta ragione quel tipo è. Quel tipo è proprio una merda. E lei non se lo merita. No. E quanto è vero che sono quasi tutti delle merde. E come il mio cuore fa le pizze, tutto il resto. Com'è andata? Ma c'è bisogno di chiederlo. Che bastardo, ma senti chi parla, va, lascia stare.